Ciao e benvenuta in questo video. Come letto al titolo, oggi andremo a vedere insieme delle idee per rendere sempre i nostri look un pochino più expensive, un pochino più apparentemente costosi, ecco, anche se poi in realtà non lo sono, però sappiamo che ci sono alcuni capi che ci vanno sempre a elevare un po' il nostro outfit e alcuni capi che invece tendono a renderlo un po' low cost, sia per quanto riguarda il capo in sé per sé, ma anche quelle che sono sicuramente le sue rifiniture. Ecco, oggi andremo a vedere un po' dei colori, delle combo, dei dettagli che secondo me possono fare assolutamente la differenza all'interno del nostro look. Nel caso non mi conoscessi, io sono Sara, sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Benvenuta in questo video e benvenuta in questo canale. Prima di iniziare ti voglio ricordare un sito e-commerce di cui ti avevo già parlato qualche settimana fa, ovvero 1M. Una piattaforma che rivende brand tutti originali, puoi trovare accessori, calzature, borse, ti consiglio di andare a dare un'occhiata e ti consiglio anche di seguire la loro pagina Instagram, io stessa la seguo, ci sono diverse offerte, è fatta molto bene, molto carina, quindi ti consiglio di darci un occhio. Inoltre ti ricordo il codice sconto del 10% su tutti i prodotti Michael Kors, il codice è SARA10 ed è valido fino al 30 aprile, quindi hai ancora un po' di tempo per vedere se c'è qualcosa che ti piace, che è di tuo gusto. Tra l'altro ci sono anche dei saldi in corso, quindi un'occhiatina ce la darei. Detto questo, direi di iniziare subito con il primo trucchetto che ci può aiutare a dare subito quell'importanza in più al nostro outfit, ovvero scegliere proprio di indossare un look monocromatico. Quindi 2, 3, 4 capi della stessa palette, ancora meglio se proprio dello stesso colore, quindi un set coordinato, ma che possiamo tranquillamente creare noi con quello che abbiamo a casa. Sappiamo tutti quanto i look monocromatici siano d'impatto, siano d'effetto. Ecco, se scegliamo poi in particolare alcune tinte molto eleganti, molto chic, come possono essere i colori della terra, il bianco, il beige, il cammello, ma anche secondo me il classico nero in tinta unita è sempre molto bello. Poi ovviamente dipende anche dal capo, però fidati che già avere un outfit dello stesso colore monocromatico ti va a facilitare, l'effetto, la ricerca, il raggiungimento dell'effetto expensive, quindi costoso. Il secondo trucchetto, secondo me infallibile, è proprio quello di scegliere un capo color cammello. Qua scendiamo un pochino più sul banale, però anche questo spesso lo si dimentica. Invece, secondo me, è sempre una buonissima tecnica per quelle occasioni in cui vogliamo veramente apparire un pochettino più sistemato, un pochino più ricercate, ma rimanendo molto semplici. Ecco, un capo color cammello che può essere un cappotto, ma può essere anche un semplice blazer, una giacca o un maglione, daranno subito una svolta al nostro look, proprio portandolo a un livello, secondo me, più alto. Lo so che non sta bene a tutti il color cammello, però in questo caso possiamo giocare con gli abbinamenti. Quindi, se scegliamo un soprabito, magari abbiniamolo con un colore forte per noi, o al contrario, scegliamo semplicemente una camicia, una giacca e poi usiamo con gli accessori, insomma, in modo da sicuramente portare il colore a nostro favore, ma al contempo averlo all'interno del look e quindi appunto raggiungere anche in questo caso questo effetto più importante. Un altro consiglio di cui avevo già parlato precedentemente in un altro video e che secondo me anche questo è infallibile come metodo è quello di portare all'interno del look qualche tessuto più particolare, per esempio la pelle, la similpelle, sono quelle texture che danno quel qualcosa in più, che può essere volendo anche il camoscio, però secondo me l'effetto pelle non lo batte nessuno, proprio perché ci va a dare quella sostanza, quella materia in più al nostro look, che va anche a definirlo, un po' a dargli quella struttura. La pelle può essere anche molto morbida, però c'è proprio quell'elemento in più che va un po' a spezzare la monotonia, diciamo così, dell'outfit, a dare quel
quel tocco proprio centrato, quel tocco d'impatto, d'effetto che automaticamente ti va a rendere il tuo outfit più importante. Fidati che anche questo piccolo elemento può fare assolutamente la differenza all'interno del look. Può essere sia un pantalone, una giacca, un trench, ma anche una bella borsa in pelle, uno stivale, proprio quell'elemento che aggiunge quel twist, che dà quella nota diversa, veramente interessante. Penso che tu abbia capito cosa intendo. Proseguiamo poi con un altro dei miei trucchetti preferiti, ovvero quello di scegliere un fit più morbido. Un fit, non dico oversize, dico proprio morbido. Secondo me, opinione iper personale, un fit più rilassato sarà sempre più elegante, expensive rispetto a un fit molto skinny, molto 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 in figura. E questo mi riferisco soprattutto per quanto riguarda la parte inferiore, quindi il pantalone. Non so perché, ma tra un jeans skinny, un jeans dritto morbido, lo trovo sempre più elegante un jeans dritto, appunto. Non lo so, questa è proprio una mia idea che condivido con te, fammi sapere tu cosa ne pensi, però appunto personalmente trovo che poi il finish sia tutta un'altra cosa se indossiamo proprio dei capi più morbidi che vadano ad accompagnare, che anche proprio accompagnino i nostri movimenti quando camminiamo. Ecco, e lo trovo perfetto sia per il giorno, quindi per i look più casual, ma anche assolutamente per la sera o per quelle occasioni in cui vogliamo essere un pochettino più eleganti. Poi ovviamente ricordati, mi è venuto in mente che non esiste un solo tipo di morbido, un solo capo morbido, ma abbiamo tanti modelli diversi che ci aiutano assolutamente a raggiungere l'effetto che vogliamo, ecco. Giungiamo poi a un altro capo che a me personalmente piace tantissimo e lo saprai, ovvero il blazer, in particolare il blazer un po' strutturato con spalline importanti, un blazer anche sartoriale, particolare. È il capo su cui io personalmente investirei. Proprio perché può fare una grande differenza all'interno dell'outfit. Pensa anche un semplicissimo jeans skinny, stivaletto, t-shirt. Il blazer dà subito quel qualcosa in più rispetto a un bomber, una giacca di jeans. L'effetto è sicuramente diverso, però se vogliamo elevare il look, sicuramente il blazer è il capo su cui dobbiamo puntare. Un'altra idea per rendere subito più expensive il nostro look è un buon capo in maglia. Secondo me la maglia, infatti, è anche questa un tessuto che, come dicevamo prima, per la pelle va a regalare proprio quella sostanza in più al look, quel volume, chiamala come vuoi, però ti dà quell'elemento di interruzione. Quindi anche qua, secondo me, è interessantissimo averla all'interno di un look, averla di buona qualità, quindi scegliere un pezzo, investire su quel pezzo, può essere per esempio un pullover, può essere un cardigan, può essere un abito in maglia, a seconda poi di quelle che sono le tue preferenze, però vedrai che per la primavera, secondo me, è bellissimo, proprio perché adesso possiamo anche indossare soltanto il maglione con un paio di jeans, un paio di pantaloni classici, e secondo me va a rendere subito tutto molto più chic, molto più elegante. Anche la maglia lavorata a me piace, quindi magari con le trecce un po' tricot o con qualche ricamo. Interessantissima. Concludiamo con poi altri due consigli che mi sento di darti. Il primo è sicuramente quello di abbinare le gonne midi con gli stivali. Periodo perfetto per farlo, ne avevo già parlato nel look Total Denim, se non sbaglio. Te la ripropongo perché anche questa idea a me piace tantissimo, ovvero il fatto di abbinare le nostre gonne anche più leggere, quindi quelle che si avvicinano di più alla stagione estiva, con uno stivale un pochettino più pesante. Ovviamente non lo stivale in camoscio, lo stivale iper pesante invernale, ma quello stivale, anche un bello stivale marrone, color cammello appunto, oppure uno stivale bianco. Credo possa essere una buonissima calzatura che va a regalare qualcosa in più rispetto al classico stivaletto alla caviglia o al tronchetto, che anche sono più difficili da abbinare.
e anche sicuramente rispetto a un classico sabot che per quanto elegante possa essere, magari per questa stagione non è ancora indicatissimo. Ecco, uno stivale invece è perfetto perché ti permette già di indossare le gonne, ti va a regalare quel qualcosa in più e secondo me appunto l'effetto ci aiuta a far sembrare subito il nostro look un pochino più costoso. Che poi questo termine costoso non è neanche corretto, però no, in inglese si dice expensive che racchiude in sé più significati. Ecco, in italiano costoso mi sa di qualcosa di brutto. In realtà spero che tu abbia capito cosa intendo. Non è il costoso costoso, ma il costoso da un punto di vista estetico. Ecco, penso sia chiaro comunque. Concludiamo con un'ultima idea che in questo caso non sta bene a tutti, secondo me, ovvero quella è la borsa large XXL. Te la inserisco perché in questi ultimi mesi mi è capitato di vedere diverse foto di street style o anche semplicemente in giro e ho visto come questa borsa venga portata moltissimo, con molta nonchalance ed è questo secondo me un po' l'obiettivo di questa tendenza. Infatti è una grandissima tendenza che abbiamo visto nelle passerelle, te l'avevo anche già inserita nel video trend delle borse 2022. Che appunto, come ti dicevo prima, secondo me non è per tutti, a me non starebbe bene una borsa troppo grande, però secondo me se uniamo la borsa large, che può essere semplicemente una borsa un pochino più grande rispetto a quella che portiamo di solito, e la uniamo con una forma morbida, una forma un po' slouchy, l'effetto è effettivamente molto bello, particolare, unico nel suo genere e secondo me regala quella nota di importanza in più al look, va a renderci il look un pochino più elevato. Ovviamente appunto dipende se sta bene, però se hai una fisicità importante, sei alta, io se fossi in te oserei con queste borse maxi, secondo me è proprio belle e ci aiutano a raggiungere il nostro obiettivo. Detto questo, questi secondo me sono dei metodi per andare a rendere tutti i nostri look un pochino più expensive, un pochino più elevati, a dare quella nota di particolarità in più. Poi esistono tantissimi altri metodi come una buona scarpa, una bellissima scarpa, è probabilmente anche un elemento che fa una grande differenza all'interno dell'outfit. Puoi anche puntare unicamente su una scarpa, e questo te l'aggiungo, mi è venuto in mente adesso. È che parliamo sempre di scarpe, penso che ormai se mi segui da un po' ti sia chiaro quanto la scarpa, la calzatura sia importante, però te l'aggiungo anche qua perché effettivamente all'interno di un look fa una grande differenza. Una scarpa pulita, una scarpa nuova o comunque una scarpa tenuta bene, un po' particolare. Detto questo, ci sono comunque tanti altri trucchetti, magari farò una seconda, terza parte perché avevo già affrontato questo discorso. Io ti ringrazio tanto per aver seguito questo video, fammi sapere tu come elevi il tuo outfit a un livello successivo e ti ringrazio tanto, ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video.